Salve a tutti amici e ben ritrovati, io sono Smitterri e eccoci qui per un nuovo episodio di Crusader Kings 3. Salve con questo cane imperatore Thomas, scusate Thomas, sei tu? Sì. The Bloodfather, il paragone, il pellegrino, il grande uomo, pronto a continuare un'avventura odierna. Oh, siamo al 31 dicembre 1936. C'è una grande festa a corte per il Capodanno, che non si faceva tanto tempo. Posso fare festa? No, perché ci mancano i soldi forse. Ma comunque, siamo qui il 31 dicembre, la nostra Francia è sempre più grande, forse uno dei più grandi imperi, insieme a Bizantini e Wayadi. Siamo anche un grande esercito, dato anche ai nostri alleati, che sono, spero, i miei alleati che sono, scusatemi, attacco, ok, adesso no, lui non serve, lui non serve, lui non serve. E allora, conto Offri, ok, Prince Charles, sono tutti i miei alleati, non no? Alleanza con Dogi Venezia, che sono 2000 uomini, circa 3000 uomini. L'alleanza forse con Viking, se c'è ancora, che qui è tutta scomparsa. Vabbè, lasciamo stare questo. 3 anni per finire la guerra con la pace con Inghilterra. Peccato. Comunque, abbiamo fatto già una scommessa per conquista della Mercia per dare un altro territorio al nostro caro figliuolo, che ora penso 3 titoli ducali, se vuole becarsi un regno se vuole, e in più abbiamo anche la questione della Bavaria, si deve avere un altro vassallo in più, avere un po' di ordine qui nel nord tra Austria, un po' di ordine, perché serviva avere qualcuno qui. Ed eccoci il Bavarese, andiamo a provare quanto è grande, la Bavaria è anche molto grande, si fa anche quella al Bizantino, la Carpazia, la Boemia, e questo potrebbe anche fare una guerra sana, scusami. Holy War for Ducato. Per l'Austria si potrebbe fare, per la Bavaria stessa no, direi più per l'Austria o per tutta la Boemia, che serve anche il Regno di Boemia, non serve mai come grande conquista, non lo so. Oppure dobbiamo puntare ancora un po' alla Spagna. Leone con chi è in guerra? Con Gascogna, che si vuole espandere Gascogna, maledetti. Ma comunque, quella che più mi preoccupa è questa qui tra Italia, tra l'Istria e l'Italia. Perché adesso vuole un piccolo territorio, ok. Qui scorsese gli islandesi vogliono un altro piccolo territorio, ok. Ma la Istria, la cara Istria vuole tutto il regno d'Inghilterra. Questo vuol dire che serve un regno inglese che non serve Carolingio. E io avevo come obiettivo mettere mio figlio sul trono d'Inghilterra. E lui però non fa niente, non so perché. Vorrei un consiglio? E allora, già a alta età, se usciamo sul mondo com'è. Comunque, direi che per adesso posso iniziare con molta calma. Sono già iniziato, aspettami un po' come con la corte. E lui è libero, ha finito. Mamma, quanti guardati lì. Mamma mia, mamma. Ho tutti i cattolici. Sì, ma qui guardati tantissimi. Qua come sono insulari. Ok, allora ce l'ho messo. Stiamo qui nei nostri territori per sistemare un po' quello che c'è intorno a noi. Qua poi è finito molto bene. Qui sono metti dove no. Vorremmo fare un po' la qui Italia, facciamo un po' di mettiamo un po' di olio nel nostro impero, che ci serve un po' di olio nel nostro impero. Ci serve tantissimo. E qui c'è l'Italia. Papa Martino che è diventato imperatore d'Italia. Scusami, come è possibile essere imperatore d'Italia con un solo titolo? Aveva solo il titolo di Romagna lui, perché è imperatore d'Italia? Questa cosa qui non mi piace. Anche perché. Qua che succede col Vaticano? Poi Martino del Papa, sì. E anche imperatore. Vabbè, non so cosa voglio dire, ma direi che possiamo fare guerra a questi di qua, in effetti. Salamid. Siamo già in guerra con chi? Con Duca d'Aragona, che vuole conquistare Holy War for the Duke Aragona. Lo fa lui? Sì. Vabbè, lasciamo espandere allora. Leon, magari si deve passare. Declare War. Ho per il ducato qui dell'Asturia. Ho il duca di Leon. Che vassalità non vorrei vassalizzare sinceramente. Non vorrei. Lavorare più estremamente. Quindi confermiamo questa guerra. 160 di costo. Ok. E facciamo il primo. Ok. Poi. Declare war. La contea o il ducato di quella parte. E sorry, abbiamo declare war. La contea direi sì. Burgos, se fare quelli sono anche quella con noi, forse sì. Mentre, scusate, i Hamad Hakamid. Loro cosa hanno?
fanno solo questo, sono massaggiare solo la contea, in tutto caso, no? Non possiamo. Oggi sono due punti di vista e due differenti, no? Che sono quello di Badaoz e di Becca. Forse con qualcuno, lasciamo questo trovo qui, dai, su. Ok. E le guerre qui partono alla grande. E penso che Gascomer se non faccia quella alle ombre adesso. E infatti. Questa cosa non mi piace. Prima o poi se non si va a sale che voglio andare oltre i loro border. Scusate, ma non voglio. Loro sono qui, attenzione, non vedo questa cosa. Cerchiamo qui, forse è meglio. Anzi, lo cerchiamo qui. Poi li andiamo a intercettare. Ok. Qui devo mettere molti di più di loro. Non stanno arrivando già. Loro già stanno arrivando dal leone e se ne vanno. Vai qui, vai qui. Non tutti all'unisono, che è meglio. E cerchiamo di conquistare. Dai, 29.000, no? Prendere subito i soldi Leon a fargli male. Poi avremmo magari QLR, possiamo conquistare subito Solear. Mentre sì, qui è un po' diviso, peccato. Lui ha solo questo, sì. Peccato. Ci rompe un po' le scatole perché hanno, cioè hanno due contee in due casi differenti. Questo è una rottura di scatole. Però vabbè, visto che hanno stellati non li voglio alleati. Victory. Scusa, cos'era? Chi? Ah, guarda sua, ok, non mi interessa questa cosa. Lui era in guerra, non mi interessa. Ah, no, qui a Leon, lo sono scappando. Ci andiamo a Leon. E allora, queste sei, sono tutte qua, sono giusto, giusto, ok? Sì, ti accetto la guerra pure a te. 6.000 contro 480. Ok, lui vince facile. Vince fare sicuramente, lo so. Mettiamo play. Ok, c'è la fazione contro di me. Vediamo un po' se la fazione contro di me. C'è questi andorismo alati. Non sa stato populisti. Liberty Faction 3%. Ok, poi si andrebbe al. Ok, dopo sto joinando. Ma sono tutti felici con me. Quindi la mia famiglia verso con me è felice. Meno male. Loro sono qua sotto. Si muovono. Là c'è quella che ci vuole fare guerra. Scusami, dammi un'armata. Dammi. Quella più grande che abbiamo. 4 e 9, vabbè. Vai. No, no, tu stai qui, non ho sbagliato. Dammi quella senza. Senza vassallo. Tu. Come a capo, giusto giù. Intanto scendi d'Italia e vammi a conquistare. Non mi fai quella a questi, dai. Dai, dai, ripegliamo. Lei cresce bene. Devo anche sposare lei con qualcuno. Vediamo un po'. Fine spruce. E allora, ovviamente marineare, tratto ereditabile è di 35. Ovviamente mia figlia è felice, ovviamente. Allora, c'è lui 16 anni. Conte di Geneva. Che forse però è familiare? No. Lei tratti ce li ha. Quickie, Amazon and Beautiful. Ci dovrebbe essere un genius, ma anche intelligente non serve mai. Vediamo un po' se c'è già genius. Scusate, a questo punto c'è direttamente il tratto che ci interessa. Genius, eccolo qui. Your grandson, re di Vere. Lui, con le mie figlie, con i miei nipoti, no. Non vorrei questa cosa, cioè la zia, intelligente. C'è lui 19 anni lui. Lei ne ha 6, lui ha 16 invece. È della famiglia, non è. Ok. C'è un'alleanza che non serve a niente, che purtroppo loro non possono intervenire, lasciano le leve, non interverranno mai. Eccellente. Allora hanno già conquistato i tori. Altri uomini li darei a seguire questi. Così da avere più alleanze. Tu mi vai a boh, ecco qui, perfetto, sono quasi in parità. Meno 19.000. Questi di qua. Vai, vai a conquistare Bargas. Ok, abbiamo un'armata di militare che uniamo. Perfetto. Andiamo anche a Leon a conquistare. E c'è qua che mi conquista. Va bene. C'è qualcuno bravo con gli assedi? Ecco lui bravo con gli assedi, no? C'è uno bravo con gli assedi. C'è questo qualcuno bravo con gli assedi, no? Corsica. Il Rivenfia. No, c'è solo bravo con gli assedi. E vabbè. Troppo noi conquistiamo. Anche qui.
No, si divertono qui a Massa del Leon. Conquistare 3 anni. Cosa? Scusa, non ho capito questa cosa. Hanno vinto sta guerra? No, ma quando abbiamo... Ma io... Non ho perso guerra. Io ero soldato, ma non ho perso guerra, scusami. Questa cosa. Io sono... Hanno preso Cagliari? Se vabbè. Ma dai. Ma che schifo. Ma che schifezza, tu me la paghi. Ma che schifezza è? Cioè, mi hanno fregato dalle spalle, mi hanno preso, dai. Ma non ha senso sta cosa, dai, per favore. Che schifezza, io me l'aspettavo, io ho preso anche la guerra così. Perché loro mi hanno conquistato la città. E hanno preso anche me. E ha preso anche moltissimo, sono 2000 ducati, ho perso. Questi qua ho dato 2000 ducati, sono anche in debito, lo contro a Caio ovviamente. Mamma mia, mi sono fatto fregare con pirla. Io ho creato il brutto di Witch. Vabbè, non abbiamo solo per farlo. Stasera qui però non ci voleva. Ecco, sono andando lì. Abbiamo questi Leona. Questo perché mi sono distratto. Pensavo che non l'avevo messo a quelli che sono più furbi. I monadi sono dei maledetti, che loro sono sempre, diciamo, furbi, che hanno sempre uno in più, o ti frego in qualche modo, con qualche escamotage, come questo. Ok, i nostri uomini vengono qui. Andiamo a prendere questi di qua, per favore. No, fammeli qua. Dammeli qua, vai. Lincoln, lascia qui, stiamo conquistando. Dai, forse c'è anche la guerra, ok. Enforce demand, so be it. Andiamo qua là. Loro vogliono conquistare la loro capitale, ok. Che non prendiamo nessuno. Nessuno. Loro invece subito prendono il mio re alla prima conquista, subito. Tac. Che bello. Meno che facciamo anche un po' di soldi, meno male. Li prendiamo a questi, dai, su, ancora scappano, dai. Ok, stiamo benavente, dai. Sì, conquista i miei territori che non serve a niente. 2 anni, quelli stanno 4-9, è un po' di tempo. Gerard, intelligente. You gain 300. Gallura, prendo contro di gallura. Come gallura, scusami. Come sta gallura? Sta bene, diciamo, più 10, devo più 13, controllo 100, sì, per 20 anni, meno 20. È independent farmland, che vuol dire? Dai, adesso c'ho 300, ci rischiamo un po' di controllo che già rimane sempre a 100, molto più che bene. Sì, cosa non stiamo conquistando? Che non vedo qui mai le cose, che come ho visto questa guerra, enforce demand. La colpa anche mia è che non vedo mai quando conquisto i territori. Allora, Soria, Duca di Castiglia, si può creare. Ok. Provincial Works, ok. Provo anche a cambiare un po' il ramo, andiamo sul ramo della sviluppo. C'è anche il genitore di Inca, lo troviamo. Aiaia, una guerra persa così con Pierla. Qui stanno 8 mesi e 10 mesi. Io ci sto qui 41 giorni. E forse prendiamo, vinciamo prima di cominciare. Vediamo un po' se riusciamo a vincere. Che prendiamo Leon, già abbiamo anche la Castiglia, manca solo Burgos. Che poi si può vassalizzare, chi lo sa. Andiamo a suonare loro? No, è tempo di perdere. Penso sia un tempo perso. Perché loro scapperanno 2 mesi. Oggi stanno qui 4 mesi tutti insieme, ok. Qui non ci sbrighiamo, grandissimi. Cresce mio figlio con Lucy Shadow più intrigo. Buono. Lui ha dei tratti eccezionali. Quello del re mio è quello di Venezia. Che vuol dire che fa?
Fazione pericolosa, vediamo un po' qual è questa fazione, scusate. Ok, Dutch se lo prende un po' anche, non mi interessa. 94. Almeno Avila. 10 giorni, 2 mesi, forse riuscirò a sapere loro. 54 giorni, 2 mesi. Perderemo penso un po' d'Avila, sì, mica in guerra, ok, ora sono pure in guerra contro noi. Sì, qua sono ancora in guerra contro noi. Hanno preso un territorio, bene, c'ho piacere. Sono in guerra con Coimbra, che loro... Ah, Coimbra vuole conquistare, brava Coimbra. Anche se vuoi farlo io, va bene così pure. Io guadagno 20. Molto bene, ti metto in prigione il conte, mi dà soldi. Good. 50, grande conte. Setto pezzo la città. Mi stiamo conquistando. Ok, come detto che force demand enforce demand. Ok, entro da così tutti duca dovrebbe essere mio. Sei guerra contro King, guerra for King, work anche contro loro che sono nome mio, cioè possono farmi disbanda tutto, va, disbanda tutto, attacca. Io ho scelto il mio generale come mio re, mi vedo solo con me stavolta, non che mi fanno questa capitale e qui tu mi finito. Disband. Che poi resta anche sul mare qui, non male che siano tutti lì. Disband. Ok. Abbiamo un ingaggio di più 88, molto bene. Andiamo avanti. Battiamo addirittura, molto bene. Ma solo Burgos, Leone. Ho il ducato io. No, dovremmo usurpare, mi sono tanti soldi e il Papa arriva al momento giusto. Grande Papa, ti voglio bene. Kingdom d'Asturia, duca di Devo usurpare. Poi il re di Asturia, devo usurpare. Qua ci dà meno 50, ma a me sono work. Ho detto 15%, costruzioni meno costose. Qua c'è prestigio e più tasse. Quindi posso dire che qui c'è il fatto della costruzione del Mason, dei minatori, penso, dei artigiani, insomma. 20, no, facciamo sì, qua investire sul denaro. Che sarà una cosa migliore. E appena potremmo, cerchiamo di costruire, fare così Duca di Castiglia. Allora, dai miei figli, ma è solo lei che c'ha lui, no, la scuola dell'altra, ecco, lui non ha niente. Grand Title, diamo già. Leon, diamo tutta Leon. No, voglio aspettare un attimo per capire se c'è Leon oppure no. Voglio aspettare un attimo. E Valoid, Soria e Segova sono tutti di Castiglia, giusto? Sì. Quindi c'è la mia figlia va là. La seconda figlia che è sposata con lui ci va all'altro territorio. Mi piace questa cosa. Robin. Si vergogni, si vergogni. Ma vanno qui. Lui è finito. Andiamo a carica che serve un po' di controllo. Tutta la cultura continua con la Spagna. Andiamo a Murcia, che è la parte più estrema, direi. Valencia e Navarra. No, lasciamo così per favore. Dove sta mia moglie? È in carcere, maledetto. Mi costa 2,50. 150, ma 199. Ha già fatto i soldi. La guerra contro lui, sì, vediamo un po' dove sta tutto qui, 1188, vediamo un poco, 3000, è morto qualcuno, il cancelliere King John della Russia è più che buono, non c'è uno migliore, no, lui c'ha 9, ma mettiamo lui che è powerful bastard, dai, tu il controllo, vammi Artortoli, accade, sì, perché si è staccato. E allora, sta guerra qui, che ho il problema è che non ho neanche tanti, cioè ci vuole tempo per chiamare i miei, ci vuole tempo per chiamare i miei eserciti. Venezia, ci pensi tu? Chiamo Venezia, sì, prendiamo un po' di prestigio, ma chi se ne frega, io ho tanto di prestigio. E allora, i soldi ce li ho, perché se faccio local army mi dà tutte le armate, quindi perdo un po' i soldi, non mi sa cosa. Metto qui a Clermont. Dai, soli.
Fermati. Uno. Due. Questo vado a chiamare Venezia, tre. E quattro. Metti a quattro, per favore. Ok. Lo faccio pure a questo. Ok, so be it. E se nomina uomini, io vieni ad aiutare Viken, che almeno sta vincendo. Magari facciamo qualche conquista così in più. Dai, eh. Mentre, allora, al maledetto Akamid, devo pagare per mia moglie, vedi che cosa. Vedi che cosa straordinaria. Maledetto. Non so 2000, pure i soldi vuole questo. Cioè io, perché quando mi attacco adesso non so mai 2000? Akamid maledetto, The Clan War. Non posso fargli guerra. Ok. I miei stanno qui, mi stanno andando. I soldi li abbiamo per ora. Qui stiamo conquistando. 6 mesi. Che ci mancano le armi d'assedio. Che sfiga. Che sfiga. Poi King Leon, usurpiamolo. Usurpiamolo. Chi è questo mio nipote? Make sure pawns in ever support ever Emrod again. Che conto pawns Olmedo. Libre Liberty Faction. Lo soppino di King Herod. Che vuole questo? Conto pawns admettere support King Emrod as his Liberty Faction. Ah, facciamo così. E allora, l'Andosia mi ho creata e la diamo subito alla mia figliola, che già non figlio, perfetto, lo chiamo Thomas come papà. Ok, grand title. E come regalo ti do Leon, il ducato di Leon, con tutto quel che ne conviene. Guarda che bella regalo ho fatto. Direi più che perfetto. Scusami, ringrazia al tuo suocero. La bagna sta qui, l'Italia sta un po' grande, è un po' qui come la guerra. Un po' di mesi, ok. Così pure aiutiamo. Lui vuole un posto in Aquitania, dove ti metto? Tutti i powerful vassal sono. Facciamo su questo di lui. Così ci chiamiamo il rapporto, miglioriamo. Non è che c'è una zona, pure lui lo stava la lebra, sì. Stiamo attenti alla lebra. Prendiamo questo uomo che è scomunicato e lo prendiamo il titolo. Allora, così qua perché perdiamo? Perché pure i regni di Bulgaria? Speriamo di no. Che ci hanno diviso magari. Speriamo di no. Speriamo. Vedete, Conte Clotario. Perché vede lei che sta alla Francia. Quindi non mi interessa. Lo control, Soria, Gallo. Sì, cosa altri dobbiamo dare? Ovviamente con lui mi migliorare. Pensiamo dopo. Tanto Gil va in prigione e poi lo facciamo uscire. Ramson per 30, 50. Il conte. Perché conte, ok. New perk, ok. Centralization. Va bene, allora facciamo una cosa. Allora, bisogna creare la Castiglia. Bisogna creare la Castiglia. Creiamo. Create. E poi le nostre figlie. Lei, lui non ha niente. Grand title. E diamo anche la Castiglia più il vassallo. Così anche lui sta con lui Castiglia. E la Castiglia crea l'Asturia, che si deve usurpare, ragazzi. Ma guarda che bello. Metti play. Ci mancano solo i soldi. 500. Solo 500 per poterci prendere l'Asturia. È fantastica sta cosa. È davvero fantastica. E allora, e allora, scommunication, ok. Qui abbiamo messo la città, mi sembra, con 10.000 uomini, ok. Continuiamo. Ok, mi sembra la guerra. Gli Asbu che fanno qui? Neutrali, ok. Fino alla guerra si disbandiamo tutto. Winfred has been showing his pregnancy pattern. Che è mio figlio. La sposa. Lei sta con lui? Che ha creato un ramo basta. Mamma mia, ragazzi, che bella cosa. Ok, tutti in prigione. So be hit. Possiamo togliere i nostri armati. Ok. E facciamo anche il controllo
La Gallura. Tu mi annetti ora la Valenfia. Lei personaggio, ok, mi aiuto a dire. Andiamo con la cultura, scusami. Qui fatto tutto a parte questo che sta 20 anni, ok, lasciamo lì. Anche le conquiste sta 92 anni. Qui è tutto fatto. Ho spostato la Reconquista, faccio questo. Che succede? 6 anni, facciamo la Reconquista, scusami. Che mi piace come tratto. Poi, tu, 10. La figa, 10. Ok. Maio, che c'è 30, vai giù. Tu vai via. Che succede? Prince Caterina? C'è un altro? Non ho capito. Arsed ha messo dove? Sotto a Cam. Contes Valense, Amian. Mai vassale. Questo supporto, please. Ok. Che lui vuole mettere. Cioè, questa è quella che io voglio uccidere. She's gonna. This can't be trusted. Dai. Perfetto, si può essere, diciamo, penso, non supporto parte mia, giusto? Lo so sposare, mio grandò, mio grandò lo so sposarsi. No, Roma Scheme, no, scusami. No, mi dispiace donna, ma io sono già sposato. Allora, lei ha i tratti, mamma mia, Amazon, beautiful e genius. Che tratti che c'ha? E allora, lei si può sposare con mia grandotta di parte di Caterina di Francia, che è morto Steno, Napoleone. La conduco di Leon, ok. Allora, vediamo un po' con loro che succede. Ipito. Lui che è andiamo qua. Non impio, lui ha 12 anni, lei ne ha 16. Ci dà anche un'alleanza, forse no, lei appartiene. Anzi, vabbè sì, si potrebbe fare che è un po' dei buoni tratti, dai. Mentre Plansé. Che ho sono intelligente, aspetta, ecco perché ho sbagliato. Va bene, dai. Mentre Yolanda, scusate, Yolanda si può sposare con lui che Genius è Ercole. E se mio gran sogno un poco. Ipito, peccato. Lei è pure bisessuale. Brava. Si diverte il doppio. Yu Granson. Lui pure, penso Ipito, sì. Mentre. Tutti Ipiti. Che devo farci? Sono i buoni tratti. Lui 11 anni, lei ne ha 16. Ma metti per età. Metti play, vogliamo fare soldi. Allora, i più grandi sono loro, i più grandi. 20 anni, due manosti qua no. Lui no che è ibrido. Lui no che è pure ibrido. And your scheme's working Anguard. Va bene. Cioè lui che però sono solo quickly non mi piace sinceramente. Robusto. E sono i miei hanno più tratti. Magari lui può essere che Hamza potrebbe essere buono, 11 anni. Lui 14 anni è heal. Lei costa ha tutto al massimo, quindi potremmo anche fregarci sinceramente. Andiamo con qualche alleanza, magari matinale ovviamente. Ma aspetta, l'altra fine non è matinale. Aspetta. Cioè lui fosse Kalin Lil, Kalin Serino, aspetta. Princess. Matineal ovviamente. Dov'è quello lì che mi ero preso prima? Kalin Serino, Kaligak no. Eccolo qui. Così va meglio. Per sicurezza. Per sicurezza, eh. Ok, mentre lei, semi-matrilineare, ci sarebbe robusto. Lui sarebbe buono, però. E allora, lui è Prit Absom, 11 anni, lui ha 14 anni. Robusto quanto è robusto, scusami? 20 anni. Però no, in su, la spera, mettiamo anche cattolico che è meglio, perché voglio avere la cultura cattolica. Religion cattolicesimi. Ok. Gautier. Si sembra non del Plancè. Lui è Cali Montagé. Tente è Comeril. Magari lui.
13 anni, 16 anni, sì, facciamo così. Va bene, eccellente, il primo matrimonio. E il secondo pure è fatto, perfetto. Posso creare tantissimi titoli di Galizia, Britannia, i duchi. E impero di Spagna, devo creare, ma in Spagna poi c'è un problema di elezioni. Il problema grave è che visto che non ci sta, diciamo, altri eredi, si potrebbe fare sta cosa. Devo prima di tutto, allora, impero di Spagna. Quanto ci costa? 800. Ma quasi quasi, ci dà pure prestigio. Avremo anche dei claim, penso, no? E la stessa ma tutto al primo figlio, giusto? Sempre a lui. Lui ha quanti figli? Ha due figli maschi, perché c'è la possibilità di dividere il territorio. Ok. Però, già così è meglio. Mentre l'Asturia, scusami. Allora, usurpiamo l'Asturia. Dai, eh. Perfetto. Chiamiamo soldi al Papa. Ascold, però non vuole sia elettivo. Rimuovlo. E allora, qua vediamo tutti gli stress. Con poema. Facciamo questo. Un po' stress. Ok. Mettiamo un attimo pausa. Che è molto spremato finalmente. C'è uno buono. Lei è solo 8. Mettiamo 19, dai. Poi lui sta lavorando. E allora, vede Asturia. L'Asturia comprende Leon, Castiglia e Portugal. Quindi Castiglia ci sta lui che è 17, diplomazia 18, intriga, non sai male. Lui è un po' meno. Però lei è la prima figliola. Mi sembra più corretto. Quindi grande title. Prendiamo re di Asturia lui. Mi sembra un po' più corretto. Il Portogallo è pure mio. Scusami. No, è indipendente. Oh, vassalization. No, perché non è. È different culture crop. È bastato meno 45. Va bene. Però si può già portare la nostra parte. Come Corugna, tutti questi qua. Possiamo vassalizzare. Cattolico città. Dai, su. Se metto lo accetta, però non mi va. Anche se lo per l'altro, per me. Pravia, Mualadi, Cattolico Beja. C'è una possibilità, mi sa, lo. Facciamolo. Vassallaggio, lo. Anzi, poi lo è per Asturo, non per me. Qui accettiamo, sta guerra, lui contro quei 13.000, se vede il nostro aiuto, ok. E così conquistiamo tantissimo. Rimane solo pochi territori qui. Guardate quanto rimane poco. Rimane Monterrey, che è pure catolico galiziano. Se metto lo, no. Non vuole Pravia. Lei è Mualà dei Carugna. È cattolico. Neanche lo. Va bene, ragazzi. Però così abbiamo. Ok. Dai a lui. Va tutto all'Asturia, molto bene. Asturia si espande. E adesso dovrebbe essere tutto questo. C'è anche la Galizia, perché loro vogliono essere galiziani. Però già, ragazzi, la Spagna è tutto. Stiamo guardando anche l'impero di Spagna. Questa è tanta roba. Però anche forse lui va a vassalizzare in qualche modo. Piano piano, ok. E ne sono piccoli tratti di Inghilterra. Altri regni come di sì, che potremmo anche sbagliare se vogliamo. Mentre l'Inghilterra c'è un nuovo re. Però noi non possiamo fargli guerra santa. Perché? Perché giustamente è come dire. Abbiamo fatto noi con il nostro re e non si può fare. Però se lo facciamo il regno andrebbe al nostro figlio, a Charles. Quindi quando sarà il trono nostro fratello, il nostro figlio l'altro, il Doge Luis, potremmo dare poi tutto il nostro. Cercare il regno di Inghilterra per il nostro fratello. Mi sembra la cosa più corretta. Lei quanti anni ha? 55, io ne ho 38. Abbiamo già due figli, penso che bastino due figli. Lui robusto, genius e sangue consacrato. E lui solo stage, lui è il primo figlio, perché neanche il castro, lui neanche lui è sadico e castro, non mi piace. Ma lui è solo cinico, che vabbè, perde un po' di pietà, ma non ci serve. Però ha modo di una zia generoso, mi piace. E diplomatia shy, ha dei brutti tratti. Guanti, ma come congenite otto, che tocco di Mida, robusto, genius, insomma, ha dei buoni tratti. E la Francia, già, guarda quanto è bella la Francia.
Oh, dico io, lei disse, non c'è qualcosa di che ha tipo Regno d'Inghilterra? Allora, perché male l'Irlanda, mi manca la Mersey che ce l'ho io, manca tutti i controlli Lancaster e lo York, perfetto, perché è tutta l'Irlanda. E ci è per tutta l'Irlanda, ma mi dici qual è l'Irlanda? Sarebbe tutta quella, per caso? Se è più tutta quella è meraviglioso. Vediamo un po'. No, l'Irlanda è solo questa in là. Ora è andata Islanda. Maledetti, maledetti islandesi. Mentre la Francia com'è? West Francia. Vediamo un po' l'impero. Ma qui stiamo facendo per entrare in impero di Francia. Ok, vabbè, qui è tutto frangentato. E qui c'è tutta Germania, che si può anche conquistare piano piano. Vedremo, vedremo, vedremo. Però già è una bella visione questa, ragazzi. È la Francia che anche poi stiamo anche cercando di inglobare tutti i titoli regali come titolo di impero di Francia. È una cosa buona anche per studiare tutti gli imperi, non lo so. Vedrò anche quale obiettivo avrò da sbloccare come Carolingio, come Francia. Vediamo un po' cosa mi darà. Ma per oggi finiamo qui l'episodio. Vi sono piaciuto tantissimo. Sono conquistato tantissime storie qui in Spagna. Penso a Spagna tutta nostra. L'Italia ha creato l'impapato dell'impero d'Italia. Guarda che roba. Guarda che roba incredibile. E poi magari dopo la Spagna, l'Inghilterra, la Germania dovrebbe essere il prossimo passo, è che io l'Italia non voglio toccarla più, perché l'impero di papato non mi interessa, lasciamo lì. I bizantini sono potenti, lasciamoli lì. Anche perché alla fine dovremmo fare l'Oriente, non mi interessa altro. Voglio tenere pure la linea quella del non impero romano, ma l'impero carolingio, l'impero di Carlo Magno, metto il nostro obiettivo appunto seguire le orme. Anche se però abbiamo conquistato la Francia che era il sogno di. La Spagna che era il sogno del nostro caro Trisavolo, e qui è fatto. Manca solo la parte della Lotaringia, che qui c'è Aquisgrana. Aquisgrana penso che qualche parte, qui c'è Mastino, non è quella europea. Dove sta Aquisgrana? Sono davvero curioso, forse è la nostra Aquisgrana. Buh. Buh, buh, buh. Comunque ragazzi, con questo finiamo questo di oggi. Io vi lascio un like, a commentare e di la vostra. In caso l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, c'è notifiche, i video che usciranno. E vi ricordo anche se mi su Twitch, tu fai live, e su vari social come Facebook e Instagram, così per stare di più sul mio lavoro. Detto questo, ragazzi, al prossimo episodio, da Vostri Misterri, passa e chiudo.